Canto 8. Quindi, continuando a raccontare quello che accadde molto prima che noi fossimo giunti ai piedi della torre, ecco che scorgemmo a grande distanza come dei segnali luminosi. Il nostro sguardo si posò sulla cima stessa di quella torre, su cui vedemmo porre due segnali luminosi, e contemporaneamente vedemmo rispondere a quei segnali con un'altra fiamma, ma così lontana che appena si poteva scorgere. Allora io mi volsi a Virgilio e gli dissi: «Che significano quelle luci? Che cosa risponde una luce a quell'altra? Chi sono coloro che provocano questi fuochi e questi segnali?» Ed egli a me: «Se la nebbia della palude non te lo impedisce, puoi forse già vedere che si sta già avvicinando su queste sudice fangose onde il demone Flejas. È lui che è atteso da loro, cioè dagli altri diavoli della città di Dite, i quali dalla torre gli hanno subito segnalato il nostro arrivo, e lui, dopo aver restituito il segnale per aver compreso il messaggio luminoso, ecco che si sta precipitando verso di noi». Mai una corda spinse così rapidamente una freccia che corresse così veloce per l'aria, come io vidi in quel momento venire sull'acqua verso di noi una piccola barca, guidata da un solo marinaio che gridava verso di me: «Ora sei finalmente in mio potere, anima dannata!» «Flejas, Flejas, tu gridi inutilmente!» disse il mio signore. «Questa volta non ci avrai per un solo attimo in più del tempo che occorre per passare questa palude fangosa!» Come colui che si rende conto di quale grande inganno gli sia stato teso e poi se ne rammarica rabbiosamente, così fece il demone Flejas, reprimendo quindi quell'ira. Allora il mio signore salì su quella barca e dopo fece salire anche me, e solo quando fui salito io quella barca parve caricarsi di un vero peso. Subito dopo la prora della barca stessa se ne andava veloce, tagliando e fendendo le onde, più che non facesse di solito con le anime, a causa appunto del peso del mio corpo. Mentre stavamo correndo sull'acqua stagnante, mi si presentò davanti improvvisamente un'anima piena di fango e disse: «Chi sei tu che vieni qui da vivo?» Ed io a lui: «Se sono venuto comunque non rimarrò qui a lungo, ma piuttosto tu chi sei per essere ridotto in queste orribili condizioni?» «Vedi, io sono uno che soffre.» «Spirito maledetto, rimani con il tuo pianto e con la tua sofferenza. Sì, io ti riconosco, anche se sei tutto ricoperto di questo lurido fango. Sei Filippo Argenti, mio grande avversario politico.» Allora lui si aggrappò alla barca e Virgilio, che stava molto attento, lo spinse giù dicendo: «Via di lì con gli altri cani!» Poi Virgilio mi abbracciò il collo, mi baciò il volto e disse: «Anima piena di sdegno, benedetta tua madre che rimase incinta di te. Quello spirito fu nel mondo una persona molto orgogliosa, ma il suo ricordo in fondo non è certo mai stato circondato da qualcosa di veramente buono né positivo, e fu soltanto un uomo vacuo. Per questo il suo vano orgoglio, la sua vana albagia, la sua tronfia sicumera si risolvono esplodendo in furia, ed ora la sua anima è qui, dannata fra gli iracondi. Chissà lassù sulla terra quanti uomini si sentiranno in questo momento personaggi importanti, ma chissà quanti invece lasceranno di sé una memoria colma di cose orribili e spregevoli, e quanti di loro poi precipiteranno qui come maiali in un branco.» «Maestro, sarei molto desideroso di vedere quello spirito immerso in questa roba da porci prima che noi si esca da questa palude.» «Prima che tu riesca a vedere la riva, sarai soddisfatto. È giusto che tu abbia soddisfazione.» Dopo poco, vidi l'anima dell'Argenti straziata dagli altri dannati, che si sbranavano tra loro, e per questo ringrazio e lodo Dio. Tutti gridavano: «Addosso Filippo Argenti!» E quel fiorentino, spirito sempre pieno d'ira, si mordeva dalla rabbia impotente. Qui lo lasciammo, tanto che non vorrei parlarne più.
Le mie orecchie furono però ancora colpite da dolorosi lamenti, per cui il mio sguardo si proiettò subito in avanti per osservare. Ma il buon maestro mi disse: «Ormai, figliolo, si avvicina la città che a nome dite, città di Plutone, o Lucifero, con tanti cittadini gravati da pesantissime pene, insieme a un grande stuolo di demoni. Maestro, là dentro le mura vedo già chiaramente delle fortificazioni che sembrano moschee, di color rosso come se fossero uscite dal fuoco. Il fuoco eterno che là dentro le infiamma le fa anche sembrare di colore rosso, come puoi vedere in questa parte più bassa dell'inferno, dove ora siamo». Alla fine giungemmo dentro dei profondi fossati che circondavano, come un grande vallo, quella città senza speranza. Le mura sembravano di ferro. Non senza prima fare un grande giro arrivammo in un punto dove il nocchiero Flejas gridò forte: «Scendete dalla barca, è qui l'ingresso!» Io vidi allora più di 1000 diavoli sulle porte che dicevano con rabbia: «Chi è costui che da vivo gira per il regno dei morti?» Allora il saggio mio maestro fece segno di voler loro parlare segretamente. Quindi quei diavoli si calmarono un poco e dissero: «Vieni tu solo, e quello, visto che ha avuto il coraggio di entrare in questo regno da vivo, se ne rivada da sé, se ne è capace. Se ne ritorni da solo per la folle strada. Ci provi se sa farlo, perché tu che lo hai condotto per questo oscuro cammino rimarrai qui». Pensa un po', lettore, se io non mi impaurii nell'udire quelle parole maledette, tanto che non credei a quel punto di poter ancora ritornare sulla terra. Oh caro duca mio, che infinite volte mi hai trasmesso sicurezza e fiducia e mi hai allontanato dai grandi pericoli che mi si sono presentati, io dissi: «Non lasciarmi ora così disperato, e se ci è negato di andare oltre, lasciamo perdere, riprendiamo insieme subito la strada del ritorno». E quel maestro che mi aveva condotto lì mi disse: «Non temere, perché il nostro cammino non può impedircelo proprio nessuno, essendo stato autorizzato direttamente da Dio. Ma aspetta qui, e invece consola e tranquillizza il tuo stanco spirito, e nutrilo di viva speranza, perché io certamente non ti lascerò quaggiù». Dopo queste parole, Virgilio, il dolce padre, si allontanò e mi lasciò lì, ed io rimasi nel dubbio e nell'incertezza, tanto che nella mia mente iniziarono a combattersi pensieri contrastanti. Non potei udire quello che egli disse a quei diavoli, ma non stette là a lungo, perché molto presto ciascuno di loro corse a rinchiudersi dentro le mura. Quei diavoli chiusero le porte in faccia al mio signore, che rimase fuori e tornò lentamente verso di me, con lo sguardo basso e gli occhi privi di baldanza. Diceva sospirando: «Chi è che mi ha impedito l'ingresso nella città di Dite? Tu però non ti preoccupare per il fatto che io mi adiri, perché alla fine avrò ragione, qualsiasi cosa stiano facendo là dentro per impedirci di entrare. Questa loro tracotanza non è nuova, infatti già loro agirono così quando vollero difendere una porta ancora meno segreta di questa, cioè più esterna, e ciò accadde quando a Cristo volevano impedire di entrare nel limbo per liberare le anime dei patriarchi. Ma Cristo ruppe quella porta che è rimasta poi senza più alcuna chiusura, come tu hai potuto constatare quando noi ci siamo passati senza ostacoli, e sopra di essa tu vedesti la scritta della morte di ogni speranza. Ma sappi che proprio in questo momento tale porta è già oltrepassata da un messo del cielo, il quale senza alcuna scorta sta venendo verso di noi, in nostro aiuto. Egli discende il pendio dell'inferno nelle sue profondità, passando attraverso i vari cerchi che noi abbiamo già percorso. Lui non ha però alcun bisogno di guide, e vedrai che per lui ci verranno aperte le porte dell'ingresso alla città di Lucifero».